Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qua Megozu, come state? Ben ritornati o ben ritornate, o tornati, insomma, benvenuti sul canale. Perché siamo qui con un nuovissimo episodio della vita reale da bambino con il nostro Ronaldo Junior, che sicuramente credo vi mancherà. Questo sarà un video molto particolare perché Ronaldo Junior, per errore ragazzi, farà una cosa e poi entrerà, appunto, non ci crederete, una pazzia che forse non avevo mai pensato di fare. E entrerà in una gang con certi soggetti che è meglio vedere dopo, che non voglio spoilerare, anche se sicuramente avrete già capito. E quindi sarà un video molto particolare che non abbiamo mai visto finora, perché Ronaldo Junior non aveva mai avuto mente di entrare in una gang di GTA. Quindi mi raccomando, un bellissimo mi piace, un commentone, iscriviti ovviamente al canale per non perdere i video di Ronaldo Junior. Ricordo che in descrizione trovate il mio Instagram se volete seguirmi anche lì. Quindi mi raccomando ragazzi, ci mettete 2 minuti, così chi mi segue lo posso salutare a fine video. Quindi mi raccomando che vi aspetto. Eccoci qui, benvenuti in questo nuovo video. Sicuramente la domanda che si stanno facendo tutti a questo punto è: come faccio a Ronaldo Junior? Ehi bello, vieni qua. Che bello il nostro cane ragazzi. Sì, sto portando a spasso il cane. E però sicuramente quindi mi stanno chiedendo com'è possibile che Ronaldo Junior entri in una gang. Tra l'altro ragazzi, vi ricordo che le gang sono molto pericolose, pericolosissime in America, specialmente a Los Santos. Anche se Ronaldo Junior ti vedo proprio cazzuto. Ma vedete Ronaldo Junior capo boss mafioso? Ronaldo Junior aspetta, fatti la camminata da boss. Devi fare la camminata da boss. Con la camminata da boss c'ha pure il cane ragazzi. Ma voi vi rendete conto? Cioè Ronaldo Junior tipo asfalta tutti. Allora, ora ragazzi stiamo portando Rex, nostro cane, a cagare, perché lo faccio sempre cagare qui su questo pratino vicino all'Eclipse Tower, per poi ragazzi poter tornare indietro. Quindi Rex, muoviti che devi cagare, perché ha fatto indigestione, gli ho dato mangiare troppa cioccolata. Oh, oddio, non è possibile, non ci credo. Fermo, abbassati, vabbè, basta, non ti fai vedere. Ragazzi, non ci credo, ci sono i rapper più famosi d'America. Beh, a parte Fedez che non scarparo. Ci sta, riconosco Fedez, Snoop Dogg, Drake. Oh mamma. No ragazzi, sono andati a chiedere una foto. E quello oggetto sembra essere... Aspetta, chi è l'unico rapper di carnagione scura, pelato? L'unico è 50 Cent o Kanye West. Ma Kanye West ha i capelli molto più lunghi. Sembra che stiamo parlando di qualcosa di importante. Fatemi andare a ausiliare. Ok ragazzi, sembra che si stiano incazzando con Fedez di qualcosa. Tu intanto fai cacca, pipì, non so. Io ragazzi non sono curioso di origliare cosa stanno dicendo. Attaccati Ronaldo Junior. Sto sentendo Fedez si sta scusando per non essere andato a una riunione importante, ma Snoop Dogg si sta dicendo che nelle gang non si fa assolutamente queste cose e che è punibile addirittura mandandoli via. Ok, c'è qualcosa di... cosa? Fanno parte di una gang. 50 Cent sta dicendo che non accettano questo tipo di cose e che dalla prossima volta verrà sbattuto fuori. Drake se ne sta fottendo altamente e sta fumando una sigaretta. Beh, tutto ciò va benissimo. Non potete credere a cosa è successo. Stavo qui dietro al cespuglio. Qui dietro mi hanno sentito che stavo parlando e Snoop Dogg ha uscito una pistola e me la sta puntando alla testa, mentre Drake continua a fumarsi il suo spinello senza problemi. E 50 Cent mi sta guardando senza dire niente. Quindi abbiamo azzeccato tra 50 Cent e non Kanye West, che si somigliano un po'. Lui mi sta buttando una pistola alla testa, vuole spararmi, attenzione. Ma Fedez gli sta dicendo che è tutto a posto, che siamo suoi amici, perché siamo suoi amici ragazzi, abbiamo fatto tante cose insieme a Fedez. E sta pregando Snoop Dogg di non ucciderci perché siamo il figlio del grande campione Cristiano Ronaldo e siamo Ronaldo Junior. E Fedez sta chiedendo di risparmiarlo. E Drake continua a fumarsi il suo cannone. 50 Cent sta dicendo che se non lo dobbiamo uccidere dobbiamo far diventare uno di noi. Come uno di noi? Oh, che vuol dire uno di noi? Fedez sta dicendo che non è una cattiva idea. Snoop Dogg ragazzi continua a puntarmi un'arma alla testa, mentre 50 Cent sembra essere... Oddio ragazzi, questi mi fanno diventare un gangsta adesso. Dicono che posso alzarmi. Beh, alzati, non alzati. Ecco. Scusatemi, ma che sta succedendo? In breve, mi sono trovato davanti i migliori rapper americani. Forse Drake ha smesso la sigaretta, è una buona notizia. Fedez sta dicendo che papà non ci ha insegnato che non dobbiamo rigliare, che adesso abbiamo scoperto delle cose importanti sulla loro gang. E Snoop Dogg butta una pistola alla testa, ci sta dicendo che o diventa uno dei nostri oppure ci facciamo fuori, cioè ci fa fuori, perché abbiamo sentito cose che non dovevamo sentire. E Fedez o Snoop Dogg? In ogni caso ragazzi, accettiamo, ci fanno fuori.
100, 100, 100, 100, 100. Voglio diventare uno dei vostri. Sì, sì, e diventerò un capo mafioso. A proposito, dove è il mio caro? L'avevo lasciato uscire. Ok, ragazzi, sto dicendo a Fedez di stare tranquillo perché non è successo niente. E 57 di te dice che abbiamo da fare. Allora, dammi la pistola in schiena. Adesso andiamo a far bordello. Ragazzi, da quello che mi sembra di aver capito da 50 Cent, dice che hanno dei problemi con i Ballas, ovvero la gang che risiede a Grove State, e che dobbiamo andare a fare festa. Poi io e Rex siamo tipo la mascotte della gang che dice che hanno appena formata, che è fatta solo da veri e propri rapper. Però ci deve essere ogni tanto una mascotte diversa, che non sia un rapper o qualcos'altro. E mi hanno dato, ragazzi, avete donazione, una pistola. Dammi la pistola, Fedez, dammela. La Drake, sei il mio rapper preferito comunque. Non ne frega niente, sì, dobbiamo andare a fare festa ai Ballas. Sarebbe meno sospetti in una gang. E non ci sono tutti i torti, va bene, andiamo. Adesso mi sta guardando male. No, 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 non ho capito niente. Ok, ragazzi, di regola. Che cazzo sta facendo Drake? Sta correndo come un matto. Oddio, pensavo che lo buttasse giù, tipo. Sì, comunque, Grove State, ragazzi, è poco più avanti. Speriamo che non veniamo presi di mira dai Feminist, dai Ballas o altre gang di Grove Street o vicinanza. Vediamoli. Quando tu non stai attento potresti pentirtene. Ragazzi, è la nostra missione, la dobbiamo fare. Mamma mia, è rotto Junior. È partito il battello. Oddio, sono solo un bambino, papà. Non vengo papà, voglio mio papà. Aiuto, sono cagato sotto. Ma perché sei quanto su di me? Anzi, giusto, sono io il capo. Allora, dobbiamo andare avanti. Abbiamo iniziato. Ci sono svariati punti rossi sulla mappa. Vai, rotto Junior. Mamma mia, rissa tra gang. Ok, aiuto, aiuto, sono solo un bambino. Devo ancora crescere, mi devono ancora crescere i peli sulla pancia. Aiuto. Ho detto, mamma mia, Rondo Junior. Attenzione, se sapesse Chiara Ferragni e Leone quello che stai facendo, Fedez non sarebbero molto contenti. Attenzione, attenzione, ragazzi, Rondo Junior sta bordellando. Sta facendo un esseduto sul tetto. Prendilo, Rondo Junior. Rondo Junior è proprio una mira di merda, fatelo dire. Cioè, che poi è sempre la mia, però vabbè. Dettagli. Penso sia l'ultimo puntino rosso sulla mappa. Non lo vedo. Ci penso io. Colpo segreto di Ronaldo Junior. L'ha fatto su una pianta. Pensati, ragazzi, aiutiamolo. Dov'è Rex? Rex? Vabbè, mo tornerà, poi si sarà spaventato. Vediamo. Fighissimi, non me ne ero accorto. C'ha Lazy Boost 350. Non mi ricordo che modello sono. Sì, scusa, ti ascolto. Dice che adesso arriveranno altri e che come diversivo siamo perfetti. Un bambino è perfetto. Come era appunto prevedibile, stanno arrivando gli altri rinforzi. Ci penso io, ci penso io. Oddio, stanno andando anche via tutti. Ragazzi, ma Rondo Junior, c'ho solo 13 anni, non dovrebbe manco fare queste cose. Spara Rondo Junior. Oddio, ragazzi, oddio, gli ha fatto un headshot della madonna a quello. Vai Rondo Junior. Ragazzi, se Ronaldo sapesse, tipo espellerebbero mio padre da tutti i tornei, da Champions League, Serie A, tutto quanto. Oddio, sta arrivando anche un cane. Rex, c'è un amico tuo. Oddio, 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 oddio. Aiuto, aiuto, sono solo un bambino. Aiuto. Ok, ragazzi, sta succedendo il bordello. Oh mio Dio, Ronaldo Junior sta comandando su tutto. Oddio, uno col mitra, uno col mitra. Fallo fuori, Ronaldo Junior, fallo fuori. Oddio, sta succedendo il casino, ragazzi. Drake sta dicendo, ci sta gridando che ci dobbiamo andare via subito di qui. Ok, uccidiamo gli ultimi membri. Mamma mia, Rondo Junior, sei passato da criminale. Lo dicevo che Rondo Junior sarebbe finito così prima o poi. Stiamo scappando tipo alla velocità della luce. Abbiamo ritrovato il cane, 50 Cent e tutti gli altri. Oh mamma. Dice di nascondersi. Oddio, ci sono altri membri, forse non ci hanno visti. Non ci hanno visto, oddio, non ci hanno visto. Entrate da qua, forse non sospettano che siamo stati noi. E sei qui. Ragazzi, la polizia se n'è andata. Drake mi sta facendo i complimenti. Snoop Dogg anche. Fedez si sta intimando in tutto ciò di non dire niente a Cristiano Ronaldo, se no sono cazzi. E 50 Cent dice che siamo stati alla grande. Siamo andati alla grande, che siamo stati un ottimo diversivo. Beh, ragazzi, direi Ronaldo Junior, ragazzi, non l'ha visto nessuno perché alla fine è andato da solo e ha sparato lui. Perché se avessero tipo sparato Snoop Dogg, Drake o Fedez, sarebbe successo il bordello. Magari ci avrebbe preso alle spalle. Bene, ragazzi, direi che questo video è finito abbastanza bene. Sono andato giù e abbiamo rischiato. Siamo entrati in questa gang di cui presto ci saranno notizie. Quindi, ovviamente, se questo video vi è piaciuto, un bel mi piace, un commentone se avete altri video con Ronaldo Junior e altri rapper e altri membri di una gang di cui è entrato Ronaldo Junior. Per ora sappiamo solamente questo. Commento se avete altri video simili. Iscrivetevi al canale per non perdere tutte le prossime avventure pazze di Ronaldo Junior. E seguitemi su Instagram, che potete trovare qui in descrizione, per essere salutati in tutti i prossimi video, dato che è un bel po' che non saluto, ma penso che dal prossimo video ricomincio a salutarvi. Quindi venite a seguirmi, mi raccomando, che è importante. Vi aspetto.
Direi che per questo video è tutto. Ronaldo Junior, Drake, Snoop Dogg, Fedez e 50 Cent. L'abbiamo cambiata veramente grossa. E Rex, il nostro cane. Qua è Ronaldo Junior. Qua è Gozzo. Grazie a tutti per stati con me anche quest'oggi. E ci becchiamo al prossimo video. Ciao. Pazzo, non me lo sarei mai aspettato da Ronaldo Junior. Mai e poi mai nella vita.